Uè, salve a tutti i Watchikebari, bentornati su Creepypasta Land. In questo episodio andiamo a cercare le medaglie. Oh, guarda un po' che c'è. Ho trovato la medaglia rossa, perfetto, io quella bianca. A cosa servono queste medaglie? Beh, per un finale. Di qua invece c'è qualcosa? Ex key. Ok, è per il teatro. D'accordo. Questo è un bug. C'è un altro Ben qua. Ok, ho trovato una nota. Va bene. E questo cos'è che è? Spegni la luce, d'accordo. Magari è meglio di no. Allora, corri, prega, just there. Facciamo questo. Ok. Ah, ok. Va bene, ho fatto bene a stare lì fermo e sono coraggioso. D'accordo. Ok. Ciao. E comunque non ho detto il suo nome perché avevo paura di pronunciarlo male. Quindi ho preferito non rischiare. Importante, quella cassa lì è fasulla. Non c'è niente dentro, tranquilli. Eccola qua la medaglia blu. L'abbiamo trovata, gente. Medaglia blu ottenuta. È solo che devo bene capire bene, perché qua sopra c'è qualcosa. Eccola! Aspetta! L'ho trovata! No, ragazzi, scusate. Aspetta un attimo solo. Ho saltato il dialogo. Eccola! Bisognava prima prendere la medaglia blu e poi ti dava la medaglia verde qua. Ok, sono entrato da qualche parte. Che cazzo è sta roba, raga? Ok. D'accordo, non ho capito, ma va bene. Sì, l'ex key volevo usare, grazie. Special soundtrack, d'accordo. Un'altra collezionabile, d'accordo. Una copia delle chiavi di Ben. Ah, perfetto! Perfettissimo, ragazzi. Ora posso andare nella stanza di Ben. Eccolo qua. Rare Collection. Ok, Yu-Gi-Oh. Perfetto. Perfettissimo, gente. Un attimo solo, fatemi salvare qua da Ben. Oddio, non è che forse questo è il Ben buono e quest'altro è il Ben cattivo? Non lo so, ragazzi. Questo è un bug stranissimo. Ok, eccomi qua, gente. Castlevania. No. Se voi cliccate sì, partirà un enorme, gigantesco video di una sigla di un programma messicano-spagnolo che dura tipo, non lo so, 8 minuti. Ed è un loop infinito. Col cavolo che spreco minuti. Siamo tornati nel teatro. Salve signore. Perché magari c'è qualcosa che non ho trovato. Tipo qua, che c'è? The Green Medal is shining, ok. Eccola qua la medaglia viola, gente. L'abbiamo trovata. Oh sì. Allora, signori, cosa c'è qua? Perfetto. Adesso andiamo a parlare con Bloody. Bloody, Bloody, Bloody. È il momento. Ho tutte quante le medaglie. Fammi salvare, per favore. Esatto. Ho tutte quante le 6 medaglie. Perfetto. Ecco qui la medaglia d'argento. Grazie mille. Perfetto, d'accordo, ora che devo fare? Cos'è sta luce? Mio Dio, la medaglia d'oro che fonde tutte le 7 medaglie. Ok. Sì, devo affrontare i demoni. È come una boss rush. Va bene, sono pronto. Devo affrontare i più stronzi di merda. Shift è pronto. Pozzo di merda, pezzo di merda. Che cazzo, oh mio Dio, che brutto che è. Camme sangue freddo, camme sangue freddo, camme sangue freddo, camme... che cazzo, porca troia, è velocissimo. Ciao Jeff, Jeff. Ok, Jeff è andato. Dove cazzo è? Dove cazzo è il portale di Slenderman qua? Slenderman! Salve signor Slenderman, è bellissimo averti qua, amico. The Rake! Fan bro da te. Sonic! Oh, fantastico lui. Non lui. Non lui, frate, non lui. Che cazzo si va? Mi ha preso.
Anche Sonic scarso. Questo invece non è scarso. Questo è intelligente. Porca troia, porca troia. Ecco, Jeff the Killer. Che cazzo. Ma dov'è il portale? Ciao a tutti. Oddio. No, frate. No. Oh, creepypasta land, ma quanto sei infame. Questa boss rush io l'odio. È proprio una rottura. È proprio davvero schifosa. E io proprio mi stanco, sai. Oh, creepypasta land, ma quanto infame tu sei. Io odio tutto questo, sai. Ma porco due, non si riesce. Oh, 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 frate! Ho preso il potere assoluto mentre mi lamentavo della boss fight! Mentre mi lamentavo! Oh, grazie al cielo! Ora sei salvo! Ho i poteri! Ora mi sento sollevato con la speranza. Questa energia che viene da te mi calma. Oh, finalmente! Evviva! È tutto sotto controllo. Oh, sto dormendo. Oh mio Dio! Giorno 6. Oh sì! Giorno 6. Oh, posso andare dentro la caverna? Oh. Oh. Prima non si poteva sta roba. Prima non si... Non ci sono jumpscare, vero? Ma che cazzo? Ah, è molto forte, ragazzi. Andate via. Questo è il Devil Mephi. Mephi? Cosa? Mephi è il diavolo? Quindi mi ha preso in giro per tutto il tempo. È quello del cimitero. Se è il diavolo, come fai a sconfiggerlo? Ehi, Setuzzo, ricordati. È il potere. Aiuta Didi. Non potete mai battermi. Vaffanbro a te. Stanzi. Jeff the Killer. Cosa? Questo potere... mi ha fatto male, mi ha fatto che non ho bene capito. La mia insanità è ormai andata. Non c'è niente che mi possa fermare. Sono veramente pazzo ora. Oh mio Dio, questo è veramente inquietante. Non avere paura. La tua paura ti fa sentire forte. Devi essere coraggioso. Se hai paura, Setuzzo. No, non ho paura. Jeff the Killer è il brutto Mephi di merda. Ora noi vi battiamo. Cringe al massimo. Potere d'amicizia. Stai zitto. Oh, salve signor diavolo. Mephi. No, tu sei l'unico che ha paura qui. Guarda un po', Jeff the Killer va contro il diavolo. Jeff non ha paura, invece è il diavolo che ha paura. Sta zitto, insolente. Io sono il tuo maestro. No, Jeff the Killer non accetta ordini. Jeff attacca il diavolo. Attenzione, Jeff the Killer. Jeff the Killer passa dai buoni. Ma che ca... Jeff the Killer. Jeff the Killer salva la situazione. Non ci credo. Bene, hai ritrovato i suoi occhiali. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ho dovuto mutare l'audio. Ora c'è una musica. Ho paura che sia col copyright. Si è scoperto che Mephi, il tizio del cimitero, è il diavolo. Aveva preso in giro Ben, lui voleva che tutti noi incontravamo i personaggi delle creepypasta. Questo è appunto delle fan art, prese sicuramente da intro oppure create da Lucas Boato. E alla fine abbiamo incontrato anche Jeff the Killer. Eccolo qua, che capendo che Mephi in realtà aveva paura, visto che aveva voglia di uccidere qualcuno, ha detto: senti, questo qua non è per niente coraggioso, lo ammazzo. Jeff ci ha salvato la vita. Ecco, dopo 5 minuti di crediti, è finito. Lucas ringrazia tutte le persone che l'hanno aiutato per creare questo progetto. E ringrazia anche me per aver giocato a questo gioco e spera che continuerò a giocarci. Ora posso giocare a dei minigame. Giorno 7. Ora siamo tutti quanti felici, ragazzi. Ah, ah, finalmente, signori. I mostri se ne sono andati via. Siamo... liberi, liberi signori. Ok ragazzi, questo è tutto per questo episodio di Creepypasta Land.
abbiamo fatto il finale buono. È stato impegnativo, tantissimo, 35 minuti di boss rush, ma vittoria. E quindi nel prossimo andiamo a vedere i minigiochi che abbiamo sbloccato, e nell'episodio finale vedremo il bad ending. Detto questo, ciao ciao.